Gamer con Dark Soul, un nuovo episodio di come non si gioca a Dark Soul. Dunque, probabilmente questo sarà il penultimo episodio della nostra piccola saga, anche perché nel prossimo dovrei andare ad affrontare Gwyn, il boss finale del gioco, e nonché sarà anche il mio platinamento di questo gioco, di questo dannatissimo gioco, aggiungerei. Per chi si chiedesse, questa è, ovviamente sono già in nuova partita più, e per chi si chiedesse, ma ci vorrebbero due partite e mezzo per platinarlo, sì è vero, però non avevo voglia di farmi degli sbatti assurdi, quindi due o tre armi me le sono fatte passare da un altro mio amico, Ajani the Killer si chiama, che saluto tra l'altro e ringrazio ancora. Il volume è sempre alto, mi ha sfondato i timpani, mi sembra giusto. E oggi invece... No! Perché? Perché errore nel PlayStation Network? Mi serve! Riconnettiti! Devi accedere! Come avrete ben notato, ho ben 192 ore di gioco. Sto gioco me lo sono divorato. È stato veramente, veramente bellissimo. Non... Bello. Non so come posso trovarlo. Però, qui c'è bisogno di una mano, assolutamente. Anzitutto cambiamo sto cazzo di anello che non mi serve più nascondermi. Mettiamo questo. E in secondo luogo io attenderei che arrivi qualcuno da poter tirare su, perché io là dentro da solo non ci entro, ma neanche se mi pagano. E sinceramente sono preoccupato anche del fatto che con qualcuno posso avere dei problemi. Aspettiamo pazientemente, qualcuno si farà vivo. Va bene, visto e considerato che non c'è un cazzo di nessuno da evocare, facciamo un tentativo da soli, vediamo cosa succede. Auguri e figli maschi, aggiungerei. Sicuri che non c'è qualcuno? No. No, non c'è nessuno. Vai. Auguratemi in bocca al lupo. Voglio questa armatura. Questa sarà l'armatura che userò per il boss finale. È inutile che mi guardi così. Così ho detto, così farò. Se non ti dispiace. Gesù. Dov'è? Ok, signori, possiamo farcela, dai. Possiamo farcela. Anca! Sì, ma non puoi evitarmi tutte le mie magie, brutto finocchio. Porca troia! No! Sì, ma anch'io però sono un deficiente. Dai, dammi lontano. Stammi lontano. Sta buono. Buono lì, che ti devo sparare le mie magie. Sta buono. Suca. Sta buono lì. Sta buono che ti devo sparare le mie magie. Sta buono lì, aiuto, aiuto. Ho paura. Non è stata una grande idea farlo da solo. Stammi lontano. No! Hai rotto il cazzo con le tue spadate di merda, va bene? No, allora.
Oh, ma mi lasci curare o no? Brutta feccia di merda! Ma sarai un pezzente bastardo! Bastardo! Beh, pensavate diversamente? Figlio di puttana, bastardo. Questa sarà una lunga nottata. Grazie per avermelo detto. Allora, non ci... no, era di là se non sbaglio, sì. Perché l'anello della nebbia? Perché non ho voglia di incontrarmi con tutti quegli altri stronzi che ci sono lungo il percorso. Un conto sono lì i boscaioli, che se ve ne faccio vedere qualcuno adesso. Ma i giganti di pietra quelli fanno veramente male e mi stanno sui coglioni e non gli togli un cazzo soprattutto. E poi di arrivarli senza incantesimi, senza un cazzo, mi gira un po' i coglioni. Mi girano un po' i coglioni. Quindi noi costeggeremo la foresta o il bosco reale, come preferite chiamarlo. Eccoli là i boscaioli. Scenderemo dal nostro ascensore. E ritorneremo lì belli freschi a combattere quel pirla. Esattamente così. E in questo cazzo di DLC non è neanche... cioè, vabbè, effettivamente è perché, come ho testé detto, sono io che non sono buono a giocare. Però non è neanche il boss più difficile questo, anzi in realtà è abbastanza semplice. I peggiori che ho trovato qua dentro sono quattro. Uno è il guardiano della foresta, qualcosa si chiamava così, mi sembra, che è una specie di chimera. Quello, tranquillo. Artorias, questo, si può fare. Il boss finale di questo DLC è impegnativo, ma si fa. Ma il drago. Il drago è una cosa veramente inumana. Io nella prima partita ho gettato la spugna, veramente. Volevo recuperare la spada che dava tagliandogli la coda, ma... lo sento anche da qua che respira. E va bene, ho capito. Questa era una maledizione divina. Perché mi stanno cercando... questo gioco sta cercando di farmi capire, è il momento di finirla, di fare i vigliacchi. Devi farlo per conto tuo. Ho afferrato il concetto. Lo faccio per conto mio. È già qui! Lasciami stare! Non mi fare del male, aiuto! Prendi tutto! Corri! Ok, bastardo. Brucia il culo? A me sì, un po', effettivamente, devo ammetterlo. Vediamo... torco... non si può bestemmiare, non si può bestemmiare, non si può bestemmiare. Ma mi fai curare, figlio di puttana? Stavolta te l'ho ficcata su per... muori, devi morire! E lo so cosa stai per fare. Ma non è stato sufficiente. Fallo stancare, è questo il trucco. Tutti i film di Rocky ti avranno insegnato qualcosa, no?
Ma mi segue? Come cazzo fai ad andare così? Come cazzo fa? Così. Senta ragazzi, questa è la volta buona. Ah, basta. E questi qui? Dark Souls si dà il pollice verde. Ma come sono laboriosi? Bravi. Ottimo lavoro, ragazzi. Il bosco reale sarà più splendente che mai. Oh! Oh! Moneta d'oro. Ma va dai via il culo. Che cazzo di roba è? Ma vaffanculo. No! Fermi! Fermi! Figli di puttana, ma... No! Pure questo ci mancava, mo'. Non ti pare che ne ho già passate abbastanza? Hello? Ma sei un figlio di puttana, certo che te la metto la taglia, brutto stronzo! Benvenuto, Lorenz 787. Sia lodato il sole. Bene, ora siamo in due. Se ci fosse un terzo, non sarebbe male. Ma noi ci accontentiamo. Certo, Lorenz, certo. Possiamo andare? Cosa c'è? Non c'è un terzo, mi dispiace, Lorenz 787. Andiamo, dai. Artorias, ho portato gli amici. Dove cazzo è? Bene, bene, bene. Stai su loro. Dai, Lorenz, resisti. No, vai su lui. Vai Lorenz! Curati Lorenz! Curalo, curalo! Se mi muore quello sono fregato, eh! Penso io a tutto Lorenz! E adesso facciamo pure i fighi! Non facciamo i figli. Curalo. Ancora un altro. Vai che è morto.
tutto da solo. Il colpo di grazia gliel'ho dato io. Certo. Si è lodato il sole. Porca troia, solo 100.000. Vabbè, mi aspettavo qualcosa di più. Allora, boh, e anche questo è fatto. Io direi che possiamo appizzare il falò. E detto questo, vaffanculo. Posso dire ufficialmente che ne ho pieni i coglioni per stasera. Bene, anche per oggi è tutto. Quindi vi invito a mettere un mi piace e se eventualmente è, iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo per il prossimo e ultimo video di Dark Souls con il gran finale più platino di questo gioco. Statemi bene e al prossimo episodio. Ciao ragazzi!